Sì, è corretta la ricostruzione che lei ha fatto. La giunta comunale ha adottato questo atto deliberativo ponendo delle osservazioni allo strumento che la regione ha adottato. Premetto che è uno strumento fondamentale e di cui apprezziamo il lavoro svolto dalla regione, perché consentirà la prospettiva comunque di interventi strategici per tutto il litorale. Detto questo, è uno strumento che deve essere condiviso con il territorio e la fase delle osservazioni, diciamo, dà la possibilità proprio di questa condivisione. Osservazioni aperte al territorio, aperte alle associazioni, agli operatori turistici e alle realtà locali. Rispetto al piano demaniale, come lei ha ben detto, noi abbiamo chiesto la ridefinizione del rischio da alto a molto alto per la zona B, che è quella a ridosso del Vibrata, e la ridefinizione del rischio ad alto per la zona che parte dal centro di Alba Adriatica e va verso sud, sulla base di una semplice considerazione che, tenendo conto del processo erosivo, il nostro ente, o meglio il nostro ufficio, ha rilasciato nel corso degli ultimi anni, nel rispetto della normativa vigente, degli ampliamenti proprio sulla base di certificazioni, di perizie che sono state asseverate, che hanno dimostrato l'erosione in atto non solo per la zona nord, ma anche per la zona centrale. Altro tema poi, diciamo, attualmente dibattuto nel territorio da parte di tutti, dei cittadini, dei protagonisti in gioco, degli operatori turistici, delle associazioni, è quello della spiaggia di alimentazione. Che viene diciamo, indicata dal piano demaniale come un intervento di ripascimento, con diciamo, un intervento considerevole di ripascimento con delle strutture protette. Ecco, diciamo, ci si dibatte proprio sul concetto di protezione, cioè tecnicamente che cosa prospetta questa protezione, come si viene ad, diciamo, come devo dire, come si compirà. Rispetto al tema, l'amministrazione di Alba Adriatica, nello specifico caso la Giunta ed io, hanno assunto una posizione prudenziale e presumo di ragionevolezza, in che senso che noi attendiamo il progetto definitivo, attendiamo una relazione tecnica di dettaglio sulla quale poi ci si possa esprimere più compiutamente. Perché